semplice canzone e serve a me per... Ciao. Prego, accomodati. Eccoci. Benvenuto. Grazie, bentrovati. Sei uscito con questo libro, Strade, una vita con la chitarra in spalla. Perché sì. Ti sei raccontato? A un certo punto mi era venuta voglia. Dopo tanti dischi, dopo 20 anni, dopo una ventina d'anni di carriera, ho pensato di voler... A volte bisogna fare un po' un totale, no? Una somma, bisogna concludere qualcosa per poi ripartire. Allora volevo fermarmi, visto che un po' mi sono fermato io per motivi miei personali, insomma, che ora poi ne parliamo sicuramente. Però poi siamo stati tutti fermi un altro paio d'anni e quindi durante quella pausa... Ho riflettuto molto e mi è venuta voglia di tirar fuori la mia storia. Hai scoperto qualcosa di te che non... La scrittura è anche terapeutica, no? Quindi magari fa scoprire delle cose di noi stessi che non pensavamo ci fossero. Ma probabile no, delle cose no, più che altro delle sensazioni. Perché tornando su certe cose, magari passate da tanti anni, ti ritornano su certe sensazioni, certi stati d'animo. Quando parlo, quando descrivo certe cose, soprattutto vissute all'estero, per assurdo mi tornano su anche gli odori, certi sapori, certi suoni che sentivo. Citarmene uno? Ma non lo so, l'odore per esempio dei club, quando vai a suonare jazz nei club, i club in Nord Europa hanno un odore diverso da quelli italiani. Sanno di birra stagnata, non lo so, c'è un odore particolare che in Italia non c'è. Quindi i club, quando vai nelle cantine, i club in Germania, Olanda, Francia, Inghilterra, c'è un odore diverso di quello italiano, quindi... E io farei, partirei con rivedere i tuoi grandi successi, perché così ci mettiamo comodi. Vai. Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Però mi piace. Caffè, è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Carezza così come viene, tanto per dire che ho un amico in più. Così che tutto il resto non c'è più. E tutto questo comincia quando avevi 8 anni e mi diverte molto una frase che hai scritto sul libro. Per me la messa della domenica era come un live. Sì, era in live. Perché chi ti cambia la vita è Don Franco. Sì, Don Franco perché... Ero appena arrivato a vivere a Monteverde Vecchio, dove poi sono cresciuto. E... Con i tuoi genitori, no? Eccola, con i miei genitori, sì, da piccolo. Un bimbetto romanticissimo. Lì ero ancora più piccolo, però. Lì sono una ai faccina, grilli. Una faccina proprio anche un po' timida, mi lì sembra. Sono ai grilli dell'Eur, ma lì avevo 4 anni, 5 anni. E, insomma, leggo che davano lezioni di chitarra in parrocchia. E quindi io sono andato a vedere, c'era questo Don Franco, che non so se fosse già prete, sacerdote o ancora era seminarista, perché era giovanissimo anche lui, e dava lezioni di chitarra. Quindi io sono andato, mi ricordo, di sabato pomeriggio, insieme ad altri amichetti del quartiere, siamo andati lì, abbiamo iniziato a imparare gli accordi con la chitarra, e da lì è partito un mondo. Ovviamente poi sono passati tanti anni, però ricordo ancora, sai, la sensazione. La sensazione delle corde che vibrano armonicamente e che diventano una magia. Ora non voglio fare l'esoterico della situazione, però c'è una magia. Quando tu scopri una cosa nuova come quella, era un oggetto, un pezzo di legno con 6 corde che ha soltanto fatto rumore fino a quel momento, che poi uno te l'accorda, ti dice come mettere le dita e succede qualcosa. E allora quel qualcosa
ti colpisce tantissimo, poi da bambino evidentemente ancora di più. Sono ancora sotto l'effetto di quella cosa, ancora è una vibrazione magica la chitarra. Che poi sì, peraltro, apro e chiudo parentesi, lui è, Alex Britti è un grandissimo chitarrista, infatti i tuoi primi successi musicali, no è vero, peraltro qua c'è una chitarra e se vuoi riprovare la magia, noi le chitarre ce l'abbiamo. Se volete io ci sono a disposizione. Ce l'abbiamo una, dai, io, ma è accordata la questa, la facciamo da anni? No, non, è, non abbiamo una chitarra? Eccola qua, scusami, no, no, arriva, arriva, ce n'è una accordata. Povero Marco Tulli, regista, no, il regista sta impazzendo, ma insomma la mia anarchia oramai è risaputa, quindi chiedo perdono. Se Alex mi dice, vi faccio sentire, io gli porto la chitarra. Sì, grazie, scusa che te l'ho. Cosa vuoi sentire? Quello che vuoi tu. Era un preludio per iniziare qualcosa che poi non ho iniziato. Ma sono senza parole! Standing ovation dello studio, questo non capita spesso, eh? Grazie, grazie. Non c'è il pubblico, ma tutto questo non capita spesso. Grazie. Vabbè, ma non ho fatto nulla. No? Bella sta chitarra, carina. Ci sta la scala corta, eh? Ma considerate che lui non ha fatto, tu non hai fatto conservatorio, tu sei completamente talento puro, giusto? Io suono a orecchio, sì. Un Mozart proprio, un Mozart di Monteverde. No, esagerare. No, vabbè, però talento suonato ascoltando i dischi. All'inizio ascoltavo i dischi, cercavo di capire i giri armonici e mi tiravo giù, quando ho iniziato da bambino, le canzoni di Edoardo Bennato. E poi piano piano sono passato agli altri cantautori e poi quando ero un po' più grandino ho scoperto Santana, poi Stevie Ray Vaughan e poi dopo Stevie Ray Vaughan, Freddie King, B.B. King, Muddy Waters, tutti i bluesman. E quindi mettevo i dischi, sentivo gli assoli che facevano e cercavo di capire dove stavano le mani e me li cercavo sulla chitarra. Quando è che hai capito che eri bravo? Ma non mi sono mai posto il problema di essere bravo. Io mi porto il problema di divertirmi, di essere neanche divertito, perché il divertimento è una cosa anche superficiale, se vuoi. Ma ho cercato sempre di essere appagato. Un entusiasmo, una passione, certo. Sì, una sensazione di appagamento dalla chitarra. Sentirsi appagato, sentirsi sazio. Quando hai una passione, cerchi una cosa, poi la ottieni, non ti senti bravo, ti senti sazio. Poi non mi sento bravo. A volte ho la percezione di aver salito un gradino, ma non mi sento contento di aver salito quel gradino, ma voglio salire quello dopo. E ancora oggi è così. Io sto sempre alla ricerca del suono, soprattutto, non tanto della tecnica, però del suono giusto, quindi cerco la corda giusta, la chitarra, suono l'elettrica, quindi cambi il magnete, l'amplificatore, a volte vado a sostituire una valvola per sentire. Si è sempre alla ricerca, è quasi una ricerca utopica, di un qualcosa di incredibile, che è utopico, però poi col passare del tempo senti la differenza, quindi vuol dire che qualcosa poi succede veramente. Sacrifici la ricerca, poi alla fine qualcosa ti porta e tu, quindi sei sempre in ricerca. Ma mi dici che come andava a casa? Perché allora Alex viene da una famiglia che ha origine, i nonni, dallo storico mattatoio di Testaccio, che è romano, non sa cosa sia, però è un luogo popolare, appunto famosissimo, e nonché di uno dei quartieri del centro storico più belli, più popolari, più sani di Roma, no? E il papà e mamma che dicevano della tua passione? Erano abbastanza contenti. Erano un po'... Loro avevano una macelleria, no? Sì. Famiglia, quindi diciamo medio borghese, potremmo definirla? Sì, famiglia normale. Normale. Erano un po' titubanti, perché ovviamente sapevano che fosse... Cioè, capivano, avevano Eccoli capito qua. Che questa non era... Questa è la classica foto degli anni 70, no? Sì, lì eravamo in qualche matrimonio, o credo sia un matrimonio di qualcuno. La classica, sì, famiglia normale, figlio medio unico, borghese, figlio unico. Avevamo capito che la chitarra non era un semplice giocattolo che poi magari hai una fissazione che poi dopo un po' ti passa. Quindi che fosse qualcosa di più importante l'avevamo capito. Però non so se avessero magari avuto anche così le armi culturali per capire che era invece veramente qualcosa di... A papà gli hai fatto ascoltare qualcosa? Ti ricordi le prime cose che gli hai fatto ascoltare a papà? Ma non nello specifico, io me ne stavo spesso in cameretta mia, chiuso e suonavo.
Citavo papà perché nel libro racconti il rapporto appunto con tuo papà e dici erano come due persone diverse. Perché non so se diagnosticato o come lo avete poi scoperto, papà soffriva di un disturbo del quale ora si parla tanto, no? Il disturbo bipolare. Sì. E perché è stato diagnosticato e quindi diciamo lo conosciamo, probabilmente noi siamo più o meno della stessa età, probabilmente in quegli anni neanche si sapeva, ma che cosa accadeva in famiglia? Ma no, era semplicemente la cosa che si percepiva di più, erano dei semplici sbalzi d'umore, quindi era semplicemente caratteraccio, diciamo, come ce ne stanno tanti. Però all'epoca si confondeva questa cosa, perché i papà di quegli anni lì erano diversi da come siamo papà noi come oggi. Come sei papà tu anche, presumo. Capito, quindi sì. Era quasi normale, insomma, il padre padrone era abbastanza comune come cosa. Quindi... Però aveva anche degli slanci di affettuosità, no? E di allegria molto forti. Sì, passava appunto dai momenti dove era estremamente simpatico, carismatico, giocherellone, e poi però gli prendeva, insomma, l'altra faccia della medaglia. E questa instabilità caratteriale che cosa ti comportava a te bambino? Cioè, ti confrontavi con una figura paterna che in teoria dovrebbe essere il riferimento e invece ma lo era abbastanza, dai, poi alla fine appunto parlavamo prima di figli unici, sanno stare da soli, quindi forse quello mi ha aiutato, perché poi io me ne stavo per cavoli miei a suonare, ero abbastanza uno che è stato sempre per fatti suoi parecchio, avevo i miei amici, i miei amichetti, però me ne stavo a suonare, avendo iniziato a suonare a 8 anni, insomma, ce n'ho avuto di tempo per starmene da solo in cameretta. E poi adolescente, diplomato, militare, appena finito me ne sono andato a vivere da solo. Ah, presto quindi? Sì, a 20 anni. Perché hai fatto questa scelta? Non era così comune nella nostra generazione, non è comune neanche ora, devo dire, anzi peggio, perché purtroppo i ragazzi non hanno autonomia economica. Beh, perché era difficile per la mia famiglia spiegargli che tornavo alle 4 di notte o alle 5 di notte di mattina perché ero stato a suonare e poi avevo viaggiato per tornare, perché per loro, soprattutto per mio papà, si va a dormire presto, a quell'ora ci si sveglia e non ci si va a dormire, non capiva certe cose, quindi a me non andava di stare in conflitto e preferivo starmene a vivere per conto mio piuttosto che stare a discutere con mio padre. Figlio unico uguale indipendenza, e questo in qualche modo ti ha portato però dritto per la tua strada. Fino a quando? Ho avuto anche la fortuna di lavorare fin da presto, perché io lavoravo da ragazzino, già suonavo, e quando avevo più o meno 17 anni in terza ragioneria ho cominciato a suonare nei locali di Roma, quindi a fare tardi la notte, però suonavo. Guadagnare. Eccolo qui. Guarda. Avevo una mia indipendenza così economica. Così stavi? Sì. Ho i capelli così ricci apposta. Basta ritaglio, devo dire. Ah sì, perché se vai ancora adesso, se tieni lunghi, sei riccio. Eh sì, eccomi un altro. Fino a quando arriviamo a Sanremo? Lo vediamo, perché il trionfo vero arriva lì, no? Siamo nel 1999, vinci con Oggi sono io la sezione giovani, lo rivediamo. Ah scusa, se ho la chitarra in mano non io so. Io sono pazza di questa cosa, tu continua così. Mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora, aspetterà qualche momento e non sarà una volta sola. Spero più che posso che non sia soltanto sesso, questa volta lo pretendo. Vince la sezione giovani del 49esimo Festival di Sanremo, Alex Britti. Bravo, canzone peraltro giudicata difficile. Perché vedi, mi è venuto in mente Mozart, perché tu mi dicevi che ti avevano detto su questa canzone che era troppo complicata, troppo sofisticata. Sì. Sai che c'è la leggenda, no? Troppe note. E questa era una canzone che pare che non so quale principe abbia detto a Mozart sulla Sinfonia numero 40, troppe note, no? E, però invece tu hai potuto dimostrare, cioè hai vinto Sanremo e sei diventato un cantante super popolare, no? Quindi la sfida l'hai vinta tu. E quanto ci hai lavorato? Perché anche qui tutto questo andare a crescere, che cosa ricordi del momento in cui hai sentito... Vince? Ma sì, incredulità,
non sì? ci credevo, sì, perché era stata fino a un po' di giorni prima anche la mia casa discografica non era così convinta. Questo racconti. Quindi c'era tanta, insomma, eravamo... E tu lo eri convinto? Io ero convinto della canzone, da sempre, da quando l'ho scritta, non del Festival di Sanremo. Però veniva non per, insomma, non per togliere nulla al festival, però il festival per me, io faccio questo lavoro, no? Quindi per me il festival è una pubblicità incredibile. Certo. È una vetrina, no? Come si dice. Quindi poi se vinci o non vinci non fa niente, l'importante è far vedere e far sentire la canzone a tante, a tante persone, a milioni di ascoltatori. Quello lì per me era la... io ero andato a Sanremo per quello. Poi non sono mai stato troppo affezionato alla classifica, perché penso che una classifica nella musica in generale è una cosa sempre comunque molto soggettiva, e che non è detto che se vinci sei il più bravo, il più bello, il più forte. Ora lo puoi dire perché hai vinto? Ma no, ora lo posso dire, secondo me, scusa, lo posso dire per come è andata poi dopo la canzone, perché poi la canzone è piaciuta a un sacco di gente e ancora piace oggi, quindi quello è il mio goal. Poi sì, aver vinto, però penso che se fossi arrivato secondo o terzo la canzone avrebbe avuto certo. la stessa vita, lo stesso percorso. No, cioè è bello questo che tu racconti, perché poi è un po', cioè fai quello che ti piace fare, fallo così come pensi che ti possa piacere, prima o poi la ruota gira, no? Quindi questo è un bel racconto. Sì. È piaciuta a tutti, è piaciuta pure a Mina. Sì, sì. Un giorno ti chiama il figlio. Ha chiamato Massimiliano il figlio e mi ha chiesto se... Beh, adesso è una persona estremamente gentile, di un'educazione pazzesca. E quindi era un po' surreale la telefonata, perché a me mi chiedeva il permesso se Mina potesse cantare la mia canzone. Ed era un po' strano, poi quegli anni c'era Scherzi a parte, che andava fortissimo, e quindi io non sapevo, non mandava, cioè ero lì per, non per mandarla a quel paese, però non ci ho creduto subito, mi sono mantenuto educato anch'io, e poi tutta questa gentilezza ho attaccato e sono andato ad informarmi tramite l'ufficio stampa della mia casa discografica se fosse vera o meno quella telefonata, e quindi poi l'emozione forte ce l'ho avuta un'ora dopo la telefonata, quando mi hanno detto guarda che sì, è vero, era Massimiliano veramente. Allora lì ho capito, mi ha preso un colpo, quindi poi ho richiamato e ho detto guarda scusa se ero un po' freddo prima, perché così così. Poi ci siamo incontrati con Massimiliano, lei non l'ho mai conosciuta. Non l'hai mai vista, No, ci siamo sentiti soltanto per telefono, ho scambiato delle email al tempo. Che personaggio, è simpatica? Sì, molto, molto. Una volta mi ha tenuto un quarto d'ora al telefono facendo finta di essere la segretaria di Massimiliano. E cioè? io lì. Cioè? Invece lì ci ho creduto, sono imboccato con tutte le scarpe. Così. Pronto, ciao, sono Giuseppina. Tipo. Sì, tipo, no, perché Massimiliano vuole sapere, io mi sono messo a parlare, ho detto delle cose tecniche, ma gli spartiti, perché dovevo tornare un paio di dischi dopo. Sono andato a Lugano da loro a registrare le chitarre per il disco, per un disco di Mina, e quindi dovevamo metterci d'accordo, mi servivano delle cose per la prenotazione degli hotel, il viaggio, e quindi mi ha tenuto un po' al telefono, invece lì ci sono caduto. Ma... E poi ho detto no scusa sono Mina? No, dopo non mi ha detto niente, l'ho riconosciuta perché si è messa a ridere e ho riconosciuto la risata, e quindi poi gliel'ho detto. Ah, vabbè. Che storia lei, Sì, l'idea, no? Il fatto che sia scomparsa dalle scene, è un'idea che ti accarezza nella vita? L'hai mai accarezzata? Sì, ma io un po'. Insomma, l'ho un po' fatto, non del tutto, non in modo radicale come lei, ma anche la carrellata di canzoni che mi hai fatto vedere adesso mi hanno ricordato che poi a un certo punto vivere in un certo modo può anche stare stretto. E quindi ho scelto di non scrivere più tormentoni, di ricominciare a suonare blues in certo modo, di scrivere... Cosa stai suonando ora? Cos'è che stai studiando suonando ora? Non so più come chiamarlo. Mi vanno strette anche le etichette. Non so più se è blues, jazz, pop, cantautore. È musica fatta con la chitarra, con tante chitarre, con tanti strumenti, e cerco di non essere... di non essere uguale, di non fare la musica con lo stampino. La sentiamo, insomma. Mina che ti canta? Forse la possiamo sentire. Non frega niente, se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento, non sarà una volta sola. Spero più che posso, che non sia soltanto sesso. Questa volta lo pretendo.
chapeau. Devo dire che questo tuo carattere, che al quale io credo ciecamente, cioè ci siamo appena conosciuti, ma insomma sei non autentico di più, per cui grazie. Figure, grazie. Si rivela anche in altri aneddoti che racconti nel libro, come ad esempio quando hai avuto la possibilità di duettare con forse uno dei miti italiani più potenti della nostra contemporaneità, un nome e un cognome, Luciano Pavarotti. Ringraziamo Nicoletta Mantovani perché ci ha sbloccato il Pavarotti and Friends. E anzi, Nicoletta, quando vuoi vieni, io poi sono una melomane incallita, per cui per me io sento Pavarotti e piango di default. E però quando ti è stato detto puoi cantare con, tu che hai detto? Cosa hai risposto? Come hai detto di no? Ho detto di no perché, tra l'altro, io ero un chitarrista che poi scrivevo ed era un anno che facevo il cantante e mi vergognavo. Come ti vergognavi? Mi vergognavo, Pavarotti. Cioè, l'avete mai sentita? Avete mai sentito un artista che dice mi vergogno? Cioè, ma glielo ho detto, glielo avevo detto. Chapeau perché alla, senso di Luciano sé. Non era un cantante, Luciano era come dire vai a suonare la chitarra con Jimi Hendrix, capito? E quindi non me la sono sentita, ho detto ringrazio, però non me la sento, mi vergogno, mi fa sentire piccolo così e farò sicuramente una figuraccia, quindi preferisco di no. In un mondo di mitomani viva, diciamo così, l'autocoscienza e la consapevolezza di sé, perché veramente viviamo in un mondo di mitomani. Vero, però una cosa l'hai fatta e la vediamo adesso, ripeto, ringrazio ancora Nicoletta Mantovani. Ho suonato la chitarra pure con Joe Cocker e Pavarotti, non è male. Sì, no, ma con la chitarra mi sentivo sicuro, certo, era con la voce. Non... Certo. Hai sentito, no? Consapevolezza. Pensa se dopo quelle note dovevi che ha fatto Luciano dovevo riattaccare io, no? Che figura avrei fatto. Senti, parlami della paura di volare. E che ti devo dire? Non ho paura di volare. No? Non volo. Non ci vado sull'aereo, così non ho paura. Da quanto tempo? Da una trentina d'anni. Dal 91, guarda, il 24 dicembre 91 ho preso l'aereo tornando da Olbia, quello è stato l'ultimo volo che ho fatto in vita mia. E perché? Perché avevo il terrore, perché dopo un po' di viaggi storti, non è successo niente, ho fatto tutto da solo, però avevo molta paura e quindi è sfociato anche in qualche attacco di panico in volo. Ed era ma cosa provi? Cioè, cosa hai provato che giustamente da questo punto di vista non vuoi più riprovare? La paura, quella più classica, sai, proprio la sudarella, ti attacchi alla poltrona davanti, non sai, poi scendi, cioè stavo nel panico più totale. Eri solo? Mi ha preso un sacco di volte, cioè non per tutto, cioè nel senso, una volta ero da solo, più volte ero da solo, a volte ero con gli amici, quell'ultima volta non mi ricordo, ero con la band. Hai provato a lavorarci su? Perché poi adesso... Sì, un sacco di volte, perché guarda. Poi ovviamente ciò vuol dire che tu non sei mai stato negli Stati Uniti? No. Sono stato in tutta Europa, però negli Stati Uniti. Forse potremmo organizzare un programma televisivo. Alex Britti va in America sul Panfilo. Non so, in barca, peccato che ci vuole un sacco di tempo. Esatto. E poi una volta lì, sai, gli Stati Uniti, se poi vuoi vederli, certo. con la nave so che raggiungi abbastanza facilmente, nel senso in una settimana, 10 giorni, New York. Però poi da lì, se vuoi vedere Nashville, se vuoi vedere, non lo so. Però l'America è venuta da te, vediamo, in qualche modo. Come on, play it now.
perché anche qui tu hai detto a Ray Charles, ti tornano i brividi? Sì. Cosa gli hai fatto sentire a Ray Charles per farti dire, cioè tu hai chiesto come il permesso a Ray Charles di poterlo accompagnare, cioè se io non ti piaccio, sì. No? Sì, io ho chiesto, facciamo il pezzo, c'era un po' di problemi manageriali, diciamo, che ho risolto andando da lui, dicendogli schiettamente, guarda, se vuoi facciamo una prova, forse neanche, non mi ricordo, ho detto, insomma, lui mi disse, vabbè, facciamo una prova, no, quella solo, dovevo fare da solo, cioè dovevamo suonare Volare. E mi ero un po' imbarazzato perché sentivo un po' di problemi appunto manageriali e non mi andava di mettere in difficoltà un mito come Ray Charles. Ma lo rifai un altro giro, ti prego. Cosa? Non lo so, quello che vuoi. Non lo so, lì era soltanto. Ah, ma di quello o di in quello generale? Che ti pare. Guarda, vista l'ora che siamo a Roma, eccetera, ti faccio una versione jazz di una canzone romana. Così ho unito sia l'Italia che l'America. Roma non fa la stupida stasera, certo. Ovviamente. Secondo me, lo dico a casa, fatevi una clip di questa canzone, se volete conquistare un lui o una lei, fategliela ascoltare e qui li avrete ai vostri piedi. Andiamo allo specchio? Sì, sì. Strade, una vita con la chitarra in spalla, è veramente una bella lettura. Ah, non c'è più. Grazie Stefano di averci accompagnato. Di averci portato la chitarra. Vieni, siedo vieni. Dal barbiere io? Sì. Ok. Grande vintage. E qui cominciamo con Edoardo. Bello, eh? Una cosa da tenerezza assoluta. Sì, quattro anni e già gli hai messo la chitarra in mano, è tuo figlio, ovviamente. Anche gli lui ho messo figlio a sei unico. Mesi la chitarra in mano. Anche lui figlio unico? Sì. Lo resterà o nella vita pensi di fare un altro? Chi non lo so, mai dire mai, però non abbiamo freccia, ma per ora va bene così. Ho cercato, sì, ma di trasmettergli il gioco, ovviamente. Non cerco di insegnargli a suonare, ma cerco di fargli fare almeno un po' di casino, insomma, un po' di... E rispetto a papà, che rispetto a come è stato papà con te, tu che papà sei con lui, e che cosa gli trasmetti di un papà che è stato sicuramente anche infelice, dato appunto il disturbo non di lo cui so. Soffriva? No, ma non sono stato infelice, sono no, stato... No, papà, dico sì, tuo papà, sì. No, perché poi leggo nel libro, libro racconti anche di quando poi insomma hai scoperto la sua malattia e quindi di come poi sì, sei andato. Sì, lì però ero appunto più grande, tutta la mia infanzia, anche perché poi appunto certi disturbi peggiorano con l'età, no? Quindi lui quando era giovane ancora era insomma un po' più tenero. Quindi io non ricordo, per me quella lì era la mia normalità, quindi sicuramente avrò avuto delle difficoltà, ma credo che tutti i ragazzini in qualsiasi modo uno trova delle difficoltà, chi da una parte, chi dall'altra, quindi penso che comunque ho avuto un'infanzia normale, anzi abbastanza felice, perché poi appunto mi ricordo un sacco di cose positive dell'infanzia, sia di mio papà che di mia mamma, insomma, eravamo una famiglia
felice. Poi magari crescendo c'era qualche problema in più, però screzi col papà, insomma, confronti generazionali. Io sono del 68, quindi comunque tanti dell'età mia si scontravano con un certo modo di vivere. Lui ti ha visto famoso? Sì, 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 figurati. Era contento? Felicissimo, figurati. Che faceva? Qualsiasi cosa, era sempre pieno di cartoline mie, di poster miei, insomma, era contentissimo, figurati. E poi c'è un'altra persona che è stata importante per la tua carriera, che ti manda un messaggio. Sono contento che Alex Britti abbia pubblicato un libro. Il titolo è Strade, una vita con la chitarra in spalla. Mi sono preoccupato quando mi hanno detto che nel libro si parlava di me. No, niente di preoccupante, infatti Britti racconta che ci conoscemmo al Costanzo Show, che poi ci siamo frequentati a lungo, che poi abbiamo fatto un album che si chiama Festa con le canzoni e dopo Cercami, Polvere di marmo, Quanto ti amo, e poi nel 2006 Alex scrisse le musiche di Lungomare, un musical interpretato in parte dai ragazzi di Amici. Alex, la tua amicizia mi fa grande piacere, mi sei molto simpatico, sei un grande cantautore, come romanziere non sta a me dare un giudizio, però grazie di esserci. Maurizio Costanzo, ciao Maurizio. Carino, beh, è un amico Maurizio, un amico, ci vogliamo un bene dell'anima da tanti anni ormai. E quindi c'è stato un periodo che ci aveva preso a scrivere, ci ha preso, è durato un paio d'anni a scrivere di brutto, abbiamo scritto un sacco di canzoni insieme e anche due spettacoli teatrali, uno è andato in scena, uno è ancora rimasto in un cassetto. Però ci vogliamo bene. Lo vogliamo vedere lo spettacolo? Lo vogliamo vedere lo spettacolo? Poi noi facciamo adesso la campagna anche per, diciamo, riallargare le presenze, sì, dentro i teatri, i cinema. Quindi, insomma, mi raccomando. E poi vieni qui a raccontarcelo. Va bene, va bene. E la terza clip che ti mandiamo riguarda una carrambata che hai avuto in una Domenica Inn da parte di una persona che tu definisci la tua seconda mamma. Eravate ad Amsterdam e lei si chiamava Rosa King. Meraviglia assoluta, lei saxofono, perché dovete sapere che Alex Britti per un periodo suonava e viveva ad Amsterdam e suonava, sì, lì. E questa signora... Suonavo per lei, ero il suo chitarrista. E lei ti ha proprio allevato, ti ha fatto dormire nella mansarda sopra casa sua? Sì, sì, io dormivo in una mansarda sopra la sala prove. Aveva una sala prove appena si entrava in casa e c'era sul soffitto una botola e c'era una stanzetta là sopra. Quindi io... Poi la sera, quando dovevo tornare a dormire, per entrare, per accedere alla stanza, dovevi mettere una scala, arrampicarti, aprire la botola. Pure un po' pericoloso. Sì, e poi c'era il ragazzo suo, che mi faceva sempre, che era un bassista, e loro vivevano dall'altra parte della casa, e lui si svegliava prima la mattina, e mi faceva sempre lo scherzo e mi toglieva la scala. Quindi poi la mattina io, quando mi svegliavo, sì, per andare a far colazione, a bere il caffè, dovevo aprire la botola, non c'era, quindi dovevo saltare dal soffitto. E quindi, sì, vabbè, era un clima sempre giocherellone, sempre scherzoso. Però bello, insomma, un po' la bontà degli sconosciuti, no? Nella, sì, vita. Sì, sì. E che sogni avevi in quel periodo? Li hai realizzati? Che sogni? Quanti, sì, di quei sogni li hai realizzato e cosa ancora ti resta da realizzare? Ammesso che poi sia così importante realizzare i propri desideri. No, per me è stato molto importante, perché io prima volevo suonare il blues con i bluesmen e l'ho fatto. E poi mi sono accorto, vivendo in Olanda e girando, insomma, lavorando in Nord Europa, mi sono accorto che mi mancava molto la musica italiana. Una volta trovai, per caso, dentro la borsa con i vestiti, c'era caduta una cassetta di un misto che mi ero fatto di Pino Daniele. E mi ricordo che ero lì ad Amsterdam, misi la cassetta e ascoltai Quando Chiove.
e mi mancava qualcosa. Mi accorsi che forse suonare il blues con i bluesman non era l'unica cosa che volevo fare, ma forse ero arrivato allo step dopo, quindi mi è mancata, mi sono sentito una grande nostalgia dell'Italia, di Roma e dello scrivere canzoni. E quindi poi il secondo mio sogno è stato quello di diventare un cantautore, sempre con il la terzo, chitarra. Il terzo? E il terzo, boh, ancora non mi era uscito, non mi era uscito ancora. Va bene, qualunque ancora sia, fare. Qualunque no, sia. Poi ne ho avuti tanti altri, un altro sogno era quello di avere un figlio, l'ho avuto, quindi insomma sono uno che sogna poco, ma quando sogna, sogna bene. E ci auguriamo quindi di realizzare qualunque altra cosa tu voglia realizzare, buon vento Alex!